Buongiorno a tutti, ben ritrovati sul canale. Nuovo video, svuota la spesa Lidl. Sono appena ritornata proprio adesso. Non ho neanche sistemato le cose, ho tutto qui nelle borse ancora fatte. E mi andava di fare questo video perché ho preso non tantissimo in realtà. Sapete che io non faccio chissà che mega spese, però insomma qualcosina di interessante l'ho trovato e mi andava di mostrarvelo. Inizierei dalle cose non mangericce, quindi cose per la casa, beauty, ho preso qualcosina. Allora, inizio, non vi dico i prezzi, ragazze, perché sennò ci mettiamo una vita. Se me li ricordo, magari ve lo dico proprio in diretta. Allora, prima cosa più ingombrante che ho trovato, ma ci serviva, è questa mini scarpiera. Aspettate che... Eccola qua. Che voglio mettere all'esterno, cioè proprio all'entrata di casa, insomma, quando ci togliamo le scarpe per metterle in modo un po' più ordinato. Veniva intorno ai 15 euro, mi sembra. È carina, vedete? È fatta in legno, le parti, aspettate, queste parti qua sono in legno e niente, sono quelle che si possono allungare. Aspettate che vi faccio vedere l'immagine. Eccola qua. Praticamente, dunque, adesso vediamo, contiene fino a 14 paia di scarpe, telaio in legno di pino dipinto di bianco e niente, quindi questa qua, molto comoda. La trovate proprio da oggi, mi sembra, perché è il primo giorno di uscita, insomma, di questi prodotti. Poi andiamo avanti. Oggi ero in vena primaverile, ho preso dei fiori, questi qua sono dei tulipani. Penso, spero di non fare gaffe. Mi piaceva tantissimo il colore di questi fiori qui e siccome che ho un vaso che all'interno ha ancora delle decorazioni dei rametti, però un po' natalizi, un po' autunnali, mi andava di dare un po' di colore, magari lo metterò come centrotavola proprio in sala, insomma. E niente, mi sembravano molto carini, quindi questi qua li ho presi. I fiori recisi di Lidl sono veramente belli. Tra l'altro c'erano veramente per le appassionate di piante, di fiori. Oggi sono usciti tantissimi fiori tra orchidee e altre tipologie che ora non vi so dire, ma uno più bello dell'altro, con dei vasetti veramente bellissimi, anche per fare un regalino. Pensateci, perché veramente il reparto fiori di Lidl è molto molto valido, ha veramente delle cose carine. Io ho tutte le piante che ho, forse tranne un paio, non ne ho tantissime perché non è che io abbia proprio il pollice verde, però voglio impegnarmi, insomma, a tenerle bene, ecco, a curarle e poi mi piacciono da vedere le piante. Tutte quelle che ho, quasi tutte, sono prese da Lidl e devo dire che sono veramente belle, costano poco rispetto a magari altre fiorerie, insomma, più specializzate, e però secondo me fanno la loro figura. Quindi questi qua, dopo li vado, poverini, a mettere nel vaso. Allora, poi... Ho trovato, c'erano tutte le cosine di San Valentino, io ho preso qualcosina di mangereccio che adesso vi vado a mostrare e sono uscite anche vari tipi di calze, insomma. Io ho preso queste qua di Esmara, taglia M, che è la 42, 44, 30 denari. Sono queste qui, ora non so se si può notare, ma hanno praticamente delle rose. Sono molto carine e molto femminili. Io adoro le calze, ne ho veramente di tantissimi tipi. E devo dire che queste qua di Esmara sono molto valide, hanno un buon tessuto, non si rompono subito. Tra l'altro costano poco perché mi sembra di averle pagate o 2,99 euro o 3,99 euro. E le prendo spesso, insomma, quando escono e poi fanno queste fantasie che sono veramente carine. Questa mi piaceva, ce n'erano anche di altri tipi con i cuoricini. Poi non mi ricordo, insomma, però veramente, veramente carine. Poi ho trovato questo carinissimo, uno stand in realtà, di gel igienizzante per le mani che hanno fatto uscire in questo periodo, anche se sono più natalizi, e io ho preso questo qui, azzurro. Guardate che carino. Ovviamente non mi serviva perché in questo periodo, penso che un po' tutti siamo pieni di questi prodotti, ma l'ho preso per il pack perché è troppo carino, in silicone, si può anche appendere. Questo qui lo tengo in borsetta e è un classico gel igienizzante per le mani. Ce n'erano, se non sbaglio, altre due o tre versioni. Uno carinissimo con la renna, ma non mi ispirava la profumazione. Uno forse con l'omino di zenzero. E poi qualcos'altro probabilmente, ma non ricordo. Mi sembra 99 centesimi. Ho detto, ma sì, prendiamolo. Poi altro
Altra nuova linea beauty che ho trovato era praticamente intatto l'espositore. Io ho preso un solo prodotto perché sono piena di prodotti e non volevo sovraccaricarmi ancora. E quindi ho preso solo uno scrub. È la linea della Sien Aromatic Oils, si chiama. Questa qua con questo colore. Tipo color terracotta, mi sembra che ci fosse la crema per il corpo, questo qui, un olio per il corpo sicuramente e boh, forse un bagnoschiuma, non ricordo di preciso. Io ho preso il Premium Body Scrub con oli essenziali. Non ho neanche controllato l'INCI. Comunque, a vederlo qui devo dire che non è affatto male, veramente. Ha un sacco di oli, tra l'altro anche il burro di karité. Non male, non male. È un prodotto vegano, c'è scritto. Esatto, sono 250 ml. Il prezzo non lo ricordo, sinceramente non ho neanche qua lo scontrino. Però insomma, sappiamo che questi prodotti di SIE non è che abbiano questo prezzo chissà che elevato. E curiosissima di provarlo, veramente. Vediamo se si vede qualcosa. No. Però ha un profumo balsamico, proprio. Mamma mia, è buonissimo. Questo qui secondo me come profumo piacerebbe tantissimo a Valentina. Non mi ricordo mai i nomi dei canali, ragazze. Forse Viale e Vale Beauty Channel può essere. Vabbè, comunque, penso che la conoscete, insomma. Secondo me piace tantissimo questo profumo. So che a lei piacciono queste profumazioni balsamiche che ricordano un po' la montagna. E molto, molto buono. Piace anche a me. Quindi. Allora, poi andiamo avanti con un prodotto per la casa. Ho trovato questo Oxygen Sun, igienizza materassi e guanciali con ossigeno attivo e tea tree, oli essenziali ad alta attività antimicrobica e antifungina. Sì, rinfrescante, pronto all'uso senza risciacquo. È un prodotto che non avevo, sinceramente, ma era un po' che pensavo all'acquisto di un prodotto del genere, quindi da andare a utilizzare soprattutto quando faccio il cambio delle lenzuola. Quindi quando faccio, io faccio sempre areggiare la mattina la camera, però quando faccio il cambio delle lenzuola lascio veramente, se ho tempo, anche tutta la mattina, le finestre aperte in modo da fare un bel ricambio di aria, insomma. E questo qui, insomma, pensavo di utilizzarlo proprio in quel momento lì, quindi quando vado a areggiare, a fare il cambio della biancheria da letto, spruzzo anche questo prodotto sui cuscini e sul materasso. È un prodotto appunto igienizzante, curiosa, ecco, mi incuriosiva, devo essere sincera, non l'avevo mai visto un prodotto così, ho detto ma perché no? Proviamolo. Di sicuro non è un prodotto ecologico, anche se comunque contiene oli essenziali, però ecco. Non significa che sia ecologico, anzi, e niente, ne parleremo più avanti. Poi, non so se anche, penso di sì, un po' in tutti i Lidl hanno una sezione di prodotti, insomma, un po' accantonata, nascosta, messa lì un po' male, di prodotti magari di edizioni un pochino vecchie o che non vanno per smaltirli, li mettono al 30%. E io ogni tanto do un'occhiata perché ci sono delle chicche, dei prodotti che magari, insomma, comunque buoni anche a livello di INCI, però, boh, non se li ha calcolati nessuno, li hanno messi al 30%. E io ne ho presi tre, allora. Ho preso uno shampoo della Winnis, quindi si parla di un prodotto ecologico certificato ICEA. È uno shampoo per capelli grassi al tè verde. Ipoallergenico su pelli sensibili, testato a nickel, cobalto, cromo, senza allergeni, insomma, vabbè, comunque questo, ovviamente c'è davanti l'etichettina che va a coprire tutto, comunque col 30% l'ho pagato 1,60 € invece di 2,29 €, direi che, insomma, per uno shampoo che sicuramente non avrà un INCI chissà che stratosferico, però è certificato ICEA, ben formulato, perché no? È anche vegano, tra l'altro. E niente, quindi ho preso questo. Poi ho trovato, ero un po' indecisa, però ho detto: ma sì, a questo prezzo è vero che non ti servono i gel doccia. Però c'era questo qui al cocco, 1,53 € l'ho pagato invece di 2,19 €. Non so se riuscite a capire, comunque era uscita poco tempo fa in realtà questa linea al cocco, c'era anche la crema per il corpo, appunto il bagnoschiuma e altri prodotti. Questa qui è, dice, deterge e dona morbidezza alla pelle. Hanno usato il profumo, è buonissimo perché è un cocco in realtà
Io non ci sento il cocco, ci sento più la nocciola forse, è un profumo molto avvolgente, molto intenso, buonissimo, molto caldo, ecco, non è il classico cocco estivo, assolutamente no, quindi è perfetto anche per la stagione fredda. Sono 300 ml e niente, avendolo trovato insomma scontato ho voluto prenderlo. E poi ultimo prodotto che ho preso sempre al 30%, l'ho pagato 1,11 € invece di 1,59 € è questo detergente per il viso in gel con bambù e carbone, con anche estratto di tè verde. Di questa linea qua io ho provato solo le mascherine, quelle in tessuto, mi erano piaciute, ho sentito parlare bene anche di questo prodotto e ho detto ma perché non provarlo, insomma, visto che lo trovo a questo prezzo. Ne approfitto, di sicuro non lo vado a utilizzare adesso, ma magari più avanti, insomma, quando verrà un po' più caldo. E niente, quindi anche lui me lo sono portato a casa. Ok, direi che ci siamo con beauty e cose non mangerecce, adesso vado con la spesa vera e propria. Allora, pesco a caso e pesco questi croissant integrali con farina integrale della linea Nastrice, senza olio di palma, con zucchero di canna. Questi non sono per me, ma li mangia il mio ragazzo a colazione. Li ha presi vuoti perché li vuole farcire lui, insomma, con la marmellata, quello che abbiamo in casa. Quindi queste qua. A lui piacciono e quindi ogni tanto le prendiamo. Poi ho preso una busta di rucola, già lavata, coltivata in Italia, sono 125 grammi. Questa qui. Da accompagnare all'insalata, da mangiare anche solo lei per cambiare magari con la carne. Poi, visto che il mio ragazzo li adora, non sono il massimo del sano sicuramente, però insomma una volta ogni tanto, questi cordon bleu XXL di tacchino e pollo, perché è una confezione bella grande, carne italiana, che sicuramente andremo a congelare, quindi da tenere lì per l'evenienza. Di sicuro ce ne faremo un paio, insomma due a testa questa settimana e poi gli altri li congeliamo. Quindi questi qua costavano intorno ai 2,30 euro se non sbaglio. Poi abbiamo preso, vabbè, lo zafferano, questo qui che uso per fare risotti solitamente. Poi della linea appunto di San Valentino, visto che faremo un pranzo io e lui a casa tranquilli, abbiamo preso questi cuori ripieni con pomodoro e mozzarella di bufala campana DOP. Sono carinissimi, sono dei ravioli a forma di cuoricino. Tra l'altro la pasta fresca è all'uovo con il pomodoro, è per quello che sono rossi. Vedete che carini? Questi li ho voluti prendere subito. Poi classico panino al formaggio che non manca mai da mangiare proprio adesso perché è ora di pranzo, infatti sto morendo di fame. Un panetto di burro, 250 grammi della latteria, questo qua. Di solito preferisco acquistare questi prodotti delle mie zone, insomma, ecco, però ero lì, mi serviva, ho detto ma sì, lo prendo. Poi ho preso questi datterini biologici. Origine Italia, questi qui sono di Marina di Ragusa. Questi sono buonissimi, questi qua, veramente hanno un ottimo sapore. Ma che capelli terribili che ho oggi! Hanno un ottimo sapore, sono molto dolci e sanno di pomodoro. Non sono come quelli che comprate molto spesso e sanno di acqua, cioè non hanno sapore. Questi no, devo dire che sono buoni. Poi vado con l'altra borsa. Allora, soliti crostini integrali con 7% di olio di oliva, non fritti ma cotti al forno. Questi ci piacciono tantissimo, noi li utilizziamo solitamente al posto del pane. Scusate, ma mi dà fastidio i capelli, scusatemi se mi continuo a toccare. Appunto, noi non compriamo quasi mai il pane, perché dobbiamo andare apposta tutti i giorni e sinceramente non abbiamo voglia e tempo, quindi teniamo questi qui, da utilizzare al posto del pane, insomma, ogni tanto. E sono molto buoni quelli. Poi abbiamo preso le uova, 6 uova fresche, medie, categoria A, da allevamento all'aperto. Questi qui sono quei prodotti in collaborazione con gli agricoltori Coldiretti, formato dagli agricoltori italiani, insomma, 6 uova, queste qua,
Di solito io prendo una varietà che c'è al Lidl, però oggi era terminata, di 6 uova che sono proprio originali dell'Alto Adige, originarie dell'Alto Adige, allevate sempre all'aperto. Preferisco, insomma, ecco, perché gioco in casa. Però non c'erano, erano terminate, allora ho preso queste qua perché erano le uniche con la dicitura allevamento all'aperto. E insomma, cerco di stare un po' attenta a queste cose. Poi, quando mi è possibile, vado a prendere proprio dal contadino, perché qua fanno il mercato appunto contadino, locale, e quando riesco preferisco prenderle lì. Però, insomma, è un'ottima alternativa. Poi abbiamo preso questi mini hamburger di bovino adulto, scottona. Cosa ci dice? Niente, comunque questi qua semplicemente perché erano in super offerta con l'applicazione di Lidl, no? La Lidl Plus, non so se voi l'avete scaricata e niente, quindi li abbiamo presi così da fare una volta a cena, insomma. Di solito anche questi li facciamo noi, però erano comodi. Poi biscotti, i semplicissimi che sono buonissimi, 100% farina integrale, ricco di fibre, c'è cioè proprio uno stand a parte. Questo è solo con avena, fave di cacao, farina integrale, zucchero di canna grezzo, olio di girasole, latte fresco italiano, lievito, sale ed estratto di oliva. Abbiamo preso questi, sono buonissimi. Io non è il primo la prima varietà, insomma, che provo, ce ne sono di vari tipi e sono tutti veramente buoni, molto friabili, hanno un gusto quasi, fra virgolette, casalingo, ecco, si sente che non sono troppo pieni di roba. Veramente anche la lista degli ingredienti è molto semplice, quindi questi qua per la colazione sono l'ideale. Poi altro prodotto San Valentino sono queste patate che devo mettere subito in freezer, e cuori di patate. Guardate che carine. Anche queste qua da fare al forno sono comode come contorno. Poi, allora, questi gnocchetti alla tirolese. Questi qua ce li faremo adesso proprio subito per pranzo. Vediamo un po'. Tre succhi. Allora, ho ripreso questo qui della linea americana, alla mela, mirtillo, melograno e ribes, penso. Comunque, con i frutti rossi. È buonissimo, ragazze. Questo qui è veramente solo 100% frutta. Ingredienti ha il 75% di mela, 12,5% di purè di mirtilli rossi. Erano mirtilli rossi, scusate, non ribes. 10% di succo di melagrana, 2,5% di purè di mirtilli. Molto molto buono da conservare in frigo, sarà la quarta confezione che acquistiamo. Poi anche questa ne abbiamo acquistate veramente un sacco di confezioni della Sole Vita, il succo con mirtillo rosso americano e ribes nero. Questo qui è invece in edizione permanente, la trovate sempre, e anche questo è 100% frutta. Straconsigliato, buonissimo. Come anche vi consiglio la spremuta, insomma, il succo di arancia con succo e polpa di arance, 100% frutta. Anche questo qua. Questo qui è un prodotto 100% pastorizzato. Quindi anche questo sono tutti buonissimi. Questi qui da frigo solitamente della Lidl, io mi ci trovo benissimo. Poi vi faccio vedere solo una confezione, ma ne abbiamo prese tre di birra. Questa qua, Peroni, più che altro per il mio ragazzo. Ogni tanto gliene rubo una anch'io, ma non più di tanto. Poi il mio adorato, la mia anzi adorata salsa di pomodoro ciliegino della Italiamo. Questa io la adoro, ma la vedete praticamente sempre. La metto per la pasta, per la pizza, per qualsiasi cosa, è buonissima, è una salsa di pomodoro gustosa, tra l'altro semplicissima perché all'interno abbiamo il 99% di passato di pomodoro ciliegino, olio extravergine d'oliva, sale, carote, cipolla, sedano, basilico e zucchero, non c'è altro, buonissima, per le evenienze, insomma, ma anche solo proprio per la pasta, fare una pasta semplice, ci buttate giù questo, non avete tempo, non avete voglia, è buono, veramente buonissimo. E quindi ne avevo in realtà già ancora due confezioni, ma
detto, non voglio rimanere senza, quindi prendo anche la terza. E poi abbiamo preso tre confezioni di questo caffè, ve ne faccio vedere solo una, della Bella Rom, che è appunto la marca tenuta da Lidl, compatibili con la Lavazza Modo Mio, che è la macchina che abbiamo noi qua a casa. Intenso, questa era intensità 9 e sono quelle compostabili. Queste ci piacciono tantissimo, costano poco rispetto, insomma, a tante altre che si trovano in commercio. Tra l'altro sono compostabili, quindi noi cerchiamo di acquistare solo le capsule appunto compostabili e hanno un buon sapore, un buon caffè. Devo dire che anche quando invitiamo magari qualcuno a casa e gli offriamo appunto il caffè, ci viene proprio detto che è buono. Quindi per il prezzo che ha, sicuramente io ve lo consiglio. Insomma, se avete questa macchina, perlomeno provatelo perché è veramente buono. Mi sembra che costino 2,99 euro. Spesso però vanno in offerta, se non sbaglio, a 1,99 euro. E basta. Questa è stata tutta la spesa. Adesso raccimolo di nuovo tutte le cose, le porto in cucina, metto a posto e facciamo da mangiare perché sto morendo di fame. Cioè, quanto è brutto andare a fare la spesa quando si ha fame. Per fortuna che non ci vado praticamente quasi mai da sola, c'è cioè il mio ragazzo che mi dice contieniti perché io veramente prenderei tutto. Quindi un consiglio per risparmiare quando andate a fare la spesa sempre a pancia piena perché sennò è veramente la fine. La fine. Infatti per fortuna non mi sono fatta tentare, o meglio, fosse stato per me sì, però lui mi ha detto no, 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 è perché hai fame. Quindi facciamo e ci atteniamo alla lista e basta. Basta ragazze, vi lascio andare, grazie per aver guardato questo video, vi mando un bacione. Ciao!